ragazzi, però è stata decisamente emozionante quest'ultima giornata, soprattutto queste ultime 4-3 partite, diciamo, insomma, per la zona retrocessione. Poi la partita dell'Inter è stata una partita, insomma, bella, carina, ricca di gol, però insomma le emozioni erano in basso, perché quelle tre che si giocavano la salvezza sono retrocesse e si sono salvati in 90 minuti, è successo di tutto. E poi, ahimè, il Frosinone, secondo me, se adesso sinceramente non meritava, tra le tre squadre quella che secondo me meritava di più di andare in Serie B a livello di meriti. Poi non ha rubato nulla, per l'amor di Dio, però a livello di meriti secondo me e a livello di rosa per quello che ha in squadra è l'Udinese, no? Insomma, l'Udinese anche oggi ha fatto molto male, il Frosinone si è dimenticato di far gol, che è una cosa un po' incredibile perché insomma da quel punto di vista Frosinone ha sempre fatto molti gol, e poi è arrivato il Gollonzolo che li ha un po' condannati, anche se poi dopo, cioè, è successo di tutti. Poi l'Empoli, ragazzi, che dire, l'Empoli, se tu prendi De Nicola per salvarti sei sicuro che ti salvi, anche se l'avesse preso Salernitana si sarebbe salvato, infatti era stato così qualche anno fa, ma De Nicola è riuscito per l'ennesimo miracolo, il terzo, perché è la terza volta che prende una squadra in corsa e la salva. Oggi con l'Empoli ha fatto qualcosa di clamoroso, passando in vantaggio, poi la Roma ha pareggiato, insomma, poi è riuscita a trovare il gol al 93esimo e porta a casa la salvezza. Tanta, tanta, tanta carne al fuoco, insomma, c'è stato un bel po' di roba. Io non sapevo cosa guardare, ero lì con i telecomandi, giravo cose, veramente è successo di tutto. Dai, belli siete, ragazzi, buonasera e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Necci nella casa del pane balun per chiudere questo campionato 23-24. C'è ancora una partita da giocarsi, però sostanzialmente mi sa che ci si gioca poco in quella partita, perché vedo qua la Fiorentina, se dovesse vincere va a 60, rimarrebbe comunque ottava, perché la Lazio a 61. L'Atalanta invece, se dovesse vincere, potrebbe prendere il terzo posto, rubare il terzo posto alla Juventus, e sarebbe un gran traguardo. Però detto questo, insomma, le competizioni europee piuttosto che sono già tutte definite, se non dobbiamo aspettare appunto la finale di Europa di Conference League, perché se la Fiorentina dovesse vincerla, il Torino ringrazierebbe perché andrebbe in Conference League. Vabbè, questo poi ne parleremo, ragazzi, perciò dedichiamoci 10 minuti insieme per analizzare la 38ª ed ultima giornata di campionato. Prima di cominciare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, ragazzi, mi raccomando, è gratuito. Fatemi compagnia, iscrivetevi. Guarda, ragazzi, guarda, non costa niente, perché oggi ho incontrato un mio follower che mi ha riconosciuto, no? Abbiamo chiacchierato un pochettino, gli ho detto va bene, no? Poi in linea di massima, dopo un po' che abbiamo parlato, sei iscritto al canale? No, no, come no? Iscriviti, è molto importante, non costa nulla. Lui mi segue da mesi, però non si è mai iscritto, ma proprio per, non per cattiveria, proprio perché non ci ha mai pensato. Ecco, iscrivetevi, ragazzi, è facile, non costa nulla. Dai, arriviamo presto a 100. Dai, mettete un bel like, anche quello è molto importante e soprattutto è gratuito, e ditemi la vostra, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di quest'ultima giornata e di questo campionato. Detto questo, ragazzi, ho visto anche la partita dell'Inter, una bella partita, ricca di gol, 2-2 finita, insomma il Verona ha risposto, l'Inter sostanzialmente poi poteva fare molti più gol, no? Insomma, ci è andata vicino più di una volta, ha preso traversa, miracoli del portiere, insomma. Ha sostanzialmente poi ha giocato anche con tanti giocatori che hanno giocato meno durante l'anno, insomma la sua partita all'Inter l'ha fatta, il Verona ha risposto, insomma in palio non c'era molto, non c'era un granché, perciò sono partite di fine stagione che è giusto giocare per vincere, è giusto onorarle, però sostanzialmente non giochi la partita alla morte, piuttosto per rischiare di farti male, in vista, perché poi c'è anche l'Europeo, perciò ci sono tanti giocatori che insomma pensano anche a quello. Quando c'è poca polpa, insomma, non dico che, però la giochi un po' più tranquillo. Nonostante tutto, è stata una partita piacevole da vedere. Io ogni tanto guardavo, buttavo un occhio anche di là.
ci ho capito un cazzo, sinceramente, col telecomando continuavo a girare, poi c'ho una televisione che la devo caricare come le macchine di una volta, no? È lenta, quando giro da una parte all'altra, ora che capisci che ho schiacciato il tasto, il telecomando, gli infrarossi non devono funzionare molto bene, ci mette una vita, facevo prima a rimanere su un canale, vabbè, detto questo che non importa molto, ho guardato anche quella che è stata una partita piacevole, ma insomma il succo, la polpa è stato giù in basso, no? Con Frosinone Udinese che è finita 1-0 per l'Udinese e soprattutto Empoli Roma. E cioè è stato un su e giù di emozioni perché poi sostanzialmente a un certo punto l'Empoli è passato in vantaggio, perciò in Serie B in quel momento c'era l'Udinese perché l'Empoli allora, l'Empoli era padrona del suo destino, la vittoria l'Empoli gli avrebbe regalato comunque la salvezza e non doveva pensare ad altre cose, doveva pensare a fare la sua partita e vincerla. L'ha fatta anche se poi al 93esimo minuto ha rischiato più di una circostanza. Mentre dall'altra parte Frosinone Udinese, che era uno scontro diretto, insomma, se l'Empoli avesse perso o pareggiato, in teoria, no, perché se l'Empoli avesse pareggiato sarebbe andata a 34 punti, però. E che no, così sarebbe rimasta. Eh no, sì, giusto, giusto. L'Empoli doveva per forza vincere. Frosinone e Udinese si giocavano appunto. Se, poi se l'Empoli non vinceva e perdeva, Frosinone e Udinese poteva anche finire con qualsiasi risultato perché l'Empoli rimaneva terzultima. Si partiva col terzultimo posto dell'Empoli, quartultimo dell'Udinese e del Frosinone. Perciò sostanzialmente l'Empoli era padrona del suo destino. Vincendo si sarebbe salvata. Perdendo no, e pareggiando bisognava capire cosa facevano gli altri due. Gli altri due dovevano giocare per vincere anche loro, sostanzialmente, perché poi quando pensa al biscotto si rischia. E il Frosinone, perché ho visto la partita, Frosinone ha avuto tante occasioni. Frosinone ha fatto una gran partita. E, insomma, è stato sfortunato a livello di gol, a livello di prestazione, perché poi cosa sono quelle partite che tu cerchi di giocare perché sai che non puoi sempre solo sperare nell'altra partita, no? E cerchi di giocare, ma allo stesso tempo cerchi anche di stare attento. Ti lasci aperto le due opzioni. E così è brutto perché poi non sei lucido sotto porta, hai sbagliato più di un gol. La partita dovevi essere in vantaggio. Alla fine, poi dopo si è concretizzata con la vittoria dell'Udinese. Hanno sfruttato la loro palla gol, l'ha messa dentro. E sostanzialmente tu ancora eri salvo perché in quel momento poi l'Empoli, che era passata in vantaggio al primo tempo, ma si era fatta recuperare dalla Roma allo scadere del primo tempo, pareggiava, perciò sostanzialmente eri ancora dentro. Però era un rischio perché non davi il tutto per tutto. Io ho notato che il Frosinone sull'1-0 per l'Udinese e sull'1-1 dell'Empoli con la Roma cercava qualcosa, ma non più di tanto, non si buttava l'arrembaggio per la paura di non prendere il secondo gol. Però a quel punto che cosa ti cambia? Prenderne due o rimanere sull'1-0? Cioè, sarebbe cambiato solo che se l'Empoli avesse fatto poi il 2-1 come è arrivato, tu rimanendo sull'1-0 avevi la possibilità, però alla fine, insomma, il 2-1 dell'Empoli è arrivato al 93esimo e poi sostanzialmente c'era poco tempo. Io dico che a volte veramente certe situazioni bisognerebbe, non è facile perché poi in quel momento tu sei sempre lì con l'orecchio dall'altra parte, è inevitabile, però bisognerebbe concentrarsi sulla propria partita. Ragazzi, il Frosinone, mi è spiaciuto perché il Frosinone di Francesco, tra alti e bassi, all'inizio era una bella squadra, piacevole da vedere, regalava sempre molte emozioni, era partite sempre ricche di gol, poi ne subiva tanti, però comunque proponeva un bel calcio, qualcosa la faceva e anche oggi l'ha fatta. Vedere Frosinone andare in B e vedere rimanere l'Udinese, non me ne vogliano gli amici di Udine, però l'Udinese, ragazzi, non merita di stare in Serie A perché col il valore della rosa sicuramente è nettamente più alto del Frosinone e dell'Empoli, anche a livello di blasone di società. E ha fatto poco, ha fatto veramente poco, a parte solo 6 vittorie in campionato per l'Udinese, ma ha fatto poco oggi, ha fatto poco in tutto il campionato e veder salvare l'Udinese e non il Frosinone, che secondo me ha regalato più emozioni, sinceramente mi è spiaciuto, mi è spiaciuto. L'Empoli ha meritato la sua salvezza. L'Empoli, ripeto, quando tu prendi Nicola come allenatore in corsa è quasi una sentenza, è quasi una garanzia, no? Cioè lui è molto bravo. Poi dopo
fatica quando inizia la stagione. Adesso non so cosa farà l'Empoli, se lo confermerà per il prossimo anno, però poi dopo fatica. Ma quando prende una squadra in corsa, la fa svoltare, gli trasmette quel qualcosa. L'Empoli ha fatto un recupero appena lui ha preso in mano la situazione, era ultimo, si è subito rimessa in carreggiata, poi ha avuto un momento un po' di stand-by e poi si è ripresa e oggi ha fatto una grande prestazione. E quando vedevi la partita lo vedevi che la Roma era nettamente superiore negli uomini, nel modo, però aveva quel qualcosa in più e insomma ha meritato la vittoria, ha meritato la salvezza, tutti ha meritato, devo essere sincero, avrei preferito il Frosinone. Per quello visto durante l'anno, il Frosinone secondo me meritava di più dell'Udinese di rimanere in Serie A. Così non è stato, ahimè, insomma, è stato comunque tutto emozionante, perché comunque quando segui il calcio così, quando devi guardare 2-3 è sempre bello, ti rincoglionisci, però è sempre bello, è sempre bello. Ragazzi, è finita, adesso vedremo il recupero tra, non domani, il recupero tra Fiorentina e Atalanta, però insomma è finito anche questo campionato, vedremo quello che succederà, adesso ci sarà la finale di Conference, la finale di Champions League, poi inizieranno gli europei. Il calciomercato, la girandola degli allenatori, insomma, avremo modo di vederci tutti i giorni, quello sicuramente. Però, insomma, quando finisce il campionato, un pizzico di malinconia, perché adesso devi aspettare agosto, e insomma, è vero che poi ci sono le ferie, l'unica cosa per chi le fa, l'unica cosa di buona. Però, insomma, quando finisce, si ha sempre un po' di malinconia, perché dice adesso che cazzo facciamo? Adesso cosa facciamo? Sono le ultime 2 o 3 partite, poi... però dai, ci sono gli europei, speriamo in bene. Dai, un abbraccio di cuore a tutti quanti, ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di giornata, una buona domenica, spero che l'abbiate passata. Ci vediamo domani per fare il riassuntone della classifica e a me dare una sorta di voto, di giudizio, e così ci facciamo compagnia anche domani. Mi raccomando, belli siete, un like al video, buona serata e come dico sempre io, bye bye.